ovviamente facciamo un applauso a tutti voi che siete qui presenti oggi. Attività economiche, la musica, il teatro, l'arte, la danza, le palestre e poi non so se c'è qualcuno anche delle piscine, le agenzie di viaggio, ho visto prima, ecco qui, che con il mappamondo giustamente ci ricordano che abbiamo bisogno anche di tornare a viaggiare, di tornare a vivere, di tornare a viaggiare. Io voglio, ho voluto essere presente con diversi consiglieri comunali, la giunta, insomma, l'associazione commercianti e tutte le realtà produttive, come è stato detto prima, per portare un segnale di vicinanza alle vostre attività, che non sono solo attività economiche, ricordiamocelo, in particolar modo quelle legate all'arte, alla musica e allo spettacolo svolgono una funzione sociale importante per tutti noi cittadini, per permettere a tutti i cittadini e a tutte le persone di poter vivere la propria socialità. Ci auguriamo che il nuovo decreto sia un decreto vicino a voi, noi faremo di tutto, perché non è solo compito dell'amministrazione fare questo, ma è compito di tutta la città, unire le forze e insieme raggiungere l'obiettivo che è quello di ripartire tutti insieme, perché solo con la ripartenza potrà ripartire il motore di Vigevano e sicuramente del nostro territorio e tutta la nostra Italia. Io non voglio dilungarmi, veramente la mia testimonianza è importante verso tutte le categorie, ma proprio tutte, perché siete tutti ormai stati veramente maltrattati e noi su questo non ci stiamo. Quindi oggi la testimonianza della nostra amministrazione è essere qui con voi e combattere con voi per raggiungere l'obiettivo, e ci vedremo sicuramente protagonisti tutti nei prossimi mesi. Quindi auguro a tutti una buona ripartenza, noi siamo con voi, lo saremo sempre. Grazie, buona giornata. Guarda, io uso un aggettivo, oggi è tutto perfetto, è stato organizzato in maniera fantastica, quindi non uso altre parole. Ma volevo solo dire che, come qualcuno ha detto gli scorsi giorni, un politico famosissimo, no? Che questi sono solo dei lavoretti che non contribuiscono alla crescita della nostra Italia. Io dico, sono fermamente convinto che questo è lo zoccolo duro dei nostri territori, e dobbiamo ripartire immediatamente, perché questo significa aiutare l'economia, la cultura, l'educazione dei nostri figli. Ma io quindi dico anche questo, che noi non siamo negazionisti, sappiamo che siamo in piena pandemia e che c'è un virus che ha ucciso tante vite umane, ma non possiamo permettere che ci faccia scomparire l'imprenditoria, le imprese e le famiglie dei nostri territori.